edizione, siamo arrivati al 12° anno di questo evento, il Palio del Ciuccio. E in tutti questi anni una manifestazione che sicuramente è cresciuta sotto l'aspetto spettacolare e ludico, e che quest'anno però presenta delle caratteristiche sicuramente diverse e con delle aggiunte importanti sotto l'aspetto sociale e della solidarietà, perché gli organizzatori, nel momento in cui hanno voluto riprendere questa antica tradizione popolare, si sono messi in testa che dovevano accompagnare l'aspetto del divertimento, dello svago, anche a quello che è l'atto della valorizzazione dell'annale, di quest'asino che è stato un elemento essenziale nella vita di molte famiglie, non solo di questo territorio, ma dell'intera Calabria, dell'intero meridione, aggiungerei io, e quindi ogni anno apportare qualche elemento dal punto che avesse un significato sotto l'aspetto didattico soprattutto. E ciò è stato. Io non vi premetto niente, ma passerei, come doveroso, intanto al saluto da parte degli organizzatori Riviera dei Bronzi e in questo caso Mimmo Guido in qualità di rappresentante della società Riviera dei Bronzi, e poi ecco l'amministrazione comunale è presente con il patrocinio ed è presente stamattina alla conferenza stampa con la presidente del consiglio comunale e l'avvocato Elisa Salerno, e poi anche la regione Calabria, e lo scopriremo man mano che ecco poi daremo i dettagli del programma e di ciò che avverrà. Quindi io passo subito la parola a Mimmo Guido. Buongiorno, ringrazio tutti gli intervenuti in questa della stampa. Noi siamo alla 12ª edizione. Il nostro obiettivo era quello, parlo da imprenditore turistico, di rivalutare il turismo, di destagionalizzare. Ci stiamo riuscendo, anche perché la cosa che mi fa piacere è che gli ultimi giorni abbiamo avuto richieste per il villaggio, per l'agriturismo, per le strutture di riferimento. Poi, come diceva Franco, quest'anno festeggiamo in modo l'anniversario, il 30° anniversario di collaborazione tra la Regione Sicilia con il gruppo, con la comunità Primavera, che purtroppo oggi non è qui, il loro titolare Nino Grasso, che ringrazio anticipatamente. Abbiamo creato da anni questo connubio tra noi e loro, perché anche l'agriturismo, che c'è anche non solo il turismo ma anche sociale, si tratta di tre comunità comunità alloggio, e quest'anno festeggiamo proprio da agosto 1986 agosto 2016, siamo 30 anni. E lo festeggeremo quest'anno creando un progetto che poi lo spiegheremo in seguito, di collaborazione sul sociale, proprio puntando a quello che è l'asino non solo come animale ma come rivoluzione dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista onoterapia, ipoterapia, proprio per andare incontro a tutte le problematiche che questi ragazzi ci hanno posto nel tempo, non solo per la Sicilia ma anche per la Calabria, sviluppando un progetto insieme a loro, proprio per l'inserimento di elementi per inserimenti in società di questi ragazzi purtroppo con problemi sociali e problemi di carattere familiare. Poi del resto durante il proseguo parleremo pure con Franco e esploreremo meglio questo progetto, e la parte tecnica la farò lui come di solito ogni anno, che è già del nostro pilastro importante. Ringrazio voi in particolare la commissione comunale che sta nascendo dalla loro presenza, quindi passo la parola di nuovo a Franco Giovanni. No, per ripassarlo naturalmente, allora. Il saluto alla... alla Presidente del Consiglio, come dicevo prima, Avvocato Elisa Salerno, prego. Sì, grazie, io porto ovviamente il saluto del sindaco che purtroppo non poteva essere qua stamattina, quindi io rappresento tutta l'amministrazione comunale, e non potevamo non dare il nostro sostegno, il nostro appoggio a questa manifestazione che ormai, come si sa, come avete detto, è cresciuta negli anni, è arrivata ormai la 12ª edizione, un evento, una manifestazione voluta fortemente dai fratelli Guido, che non è altro che alla fine un connubio anche tra antiche tradizioni,
tradizioni popolari, oltre ormai alla chiusura che è quella della Corsa del Ciuccio, che ormai è diventato un evento proprio caratteristico. Quindi noi non possiamo non dare il nostro, come ripeto, il nostro sostegno, il nostro appoggio, e quindi siamo qua proprio per scoprire quali sono le novità di quest'anno, perché come abbiamo visto ogni anno è cresciuto sempre di più, ci sono sempre state nuove novità, nuovi giochi, nuovi e quindi adesso vogliamo conoscere quelle che sono le novità di quest'anno, e non possiamo non invitare tutti quanti a partecipare e a visitare sempre il nostro paese. Bene, grazie all'Avvocato Salerno. E io vorrei partire proprio dalla parola connubio che la Presidente del Consiglio ha citato, perché è importante questo connubio pubblico-privato soprattutto per fare crescere meglio e in maniera complessiva il territorio. Allora, intanto questo evento avviene a settembre, quando nella maggior parte dei paesi si finisce tutto, ed è questa l'importanza, una delle importanze della manifestazione, perché tende, per come sempre e solitamente si predica, si tende a destagionalizzare la stagione turistica. Va Ciuccio va, bello a pace la bandiera, bello bene purugna, bella pace la bandiera, bello bene purugna. L'ansalata l'ancellato, mannaggi l'anime cota morto, l'ansalata. Mannaggia l'anime cota